Alghero in Europa, questo è il titolo degli appuntamenti in corso al Qualtè, con la giornata di oggi dedicata alle tematiche ambientali e ai vari progetti che vede coinvolti il comune e il parco di Porto Conte. Oggi, tra l'altro, la firma del patto dei sindaci per il clima e l'energia con Mario Bruno e colleghi di Sassari, Oristano e Ajaccio. Sentiamo proprio il primo cittadino, è Marco Celi di InnoLabs, responsabile assistenza tecnica del comune di Massarosa. Due giornate interamente dedicate all'Europa, qui allo Qualtè di Alghero e i progetti finanziati che vedono in alcuni casi Alghero capofila. Proprio oggi la presentazione di Retralax che va incontro a un problema concreto, quello della Laguna del Cali che è il fenomeno della Maria Gialla. Come contrastarlo? Si parte dalla ricerca scientifica in rapporto con altre realtà, quelle della Toscana, quella della Corsica, quella della Liguria, per fare in modo che attraverso il contratto di laguna ci sia una soluzione concreta per questo fenomeno. Da qui la presenza anche degli specialisti, oggi ad Alghero e in particolare del direttore dell'idrografico della regione Sardegna. E il tema dell'adattamento climatico che ci vedrà con i sindaci, proprio oggi firmare il patto dei sindaci, ma soprattutto prendere degli impegni verso il 2030 per la riduzione delle emissioni di CO2. Il progetto ADAPS che ci vede protagonisti e poi ancora GIREPAM, la presenza del parco di Porto Conte e dell'area marina protetta in un progetto che vede l'ambiente non solo come tutela e conservazione ma soprattutto come fattore di sviluppo economico. Ieri, la giornata di ieri dedicata invece ai turismi, il progetto CVP, la possibilità di attraverso la gastronomia, il buon cibo, attraverso un prodotto specifico che va verso la qualità della vita, tenendo conto della longevità che è una caratteristica della Sardegna e anche della città di Alghero, attraverso il turismo ambientale, quello dell'artigianato artistico, pensiamo ai itinerari sul corallo, attraverso l'innovazione, pensiamo ad un progetto importantissimo che è legato proprio al turismo attraverso i beacon, cioè attraverso dei nuovi sistemi che permettono appunto di incentivare l'offerta dei nostri prodotti turistici. Tutto ciò fa parte di progetti europei già finanziati e fa parte di un rapporto della città di Alghero con il Mediterraneo, proprio al cuore del Mediterraneo. Di questo abbiamo parlato in questi giorni. Retralax rappresenta un progetto di innovazione sociale e territoriale che è stato finanziato con il primo bando dell'Interreg Marittimo 2014-2020. Per la prima volta i territori si sono messi insieme per affrontare una problematica e un'opportunità e trasformarla in una politica, priorità di sviluppo territoriale, come gestire in modo sostenibile e ecosistemico la rete dei sistemi lacuali e lacustri dello spazio di cooperazione transfrontaliera. È un processo innovativo perché affronta una problematica non più soltanto dal mero aspetto ambientale, ma cerca di affiancare l'aspetto ambientale alla tutela, quello della valorizzazione economica e in particolare turistica. Il progetto Retralax rappresenta un punto di partenza per una serie di iniziative che già in Toscana stanno prendendo piede, si stanno sviluppando e che si capitalizzeranno con una nuova idea, una nuova opportunità di affrontare un'altra tematica di interesse per il territorio, quello di vincolare e di valorizzare l'aspetto culturale collegato alla rete dei sistemi lacuali e lacustri. Ora sentiamo invece l'assessore all'ambiente Raniero Serve, direttore del Parco di Porto Conte, Mariano Mariani. La giornata di oggi credo che sia evidentemente molto importante per fare una riflessione sui temi centrali dello sviluppo del territorio, di questo territorio della città di Alghero. È un momento che costringe gli operatori delle istituzioni, gli operatori economici, gli attori a fare insieme una riflessione su quali sono le prospettive di sviluppo proprio del territorio, coniugando diversi aspetti che possono e devono qualificare un modello di sviluppo di questo territorio, cioè legare le valenze naturalistiche, l'importanza della tutela e della valorizzazione di queste risorse che devono essere mantenute nel tempo per poter generare quegli effetti di valore del capitale territoriale. E nel far questo però bisogna contemperare, secondo principi di sostenibilità, le valenze ambientali con i temi anche dello sviluppo economico, delle attività produttive, cioè come raccordare
le attività produttive, col rispetto dell'ambiente, ecco, su questi temi centrali, come fare in modo che la città possa integrarsi sempre di più con il suo agro, con l'ambiente, ecco, con quali corridoi ecologici possiamo realizzare questi collegamenti. Sono i temi centrali che ci vedono oggi impegnati in delle riflessioni che sono molto concrete e operative e che dal nostro punto di vista porteranno dei risultati importantissimi nel breve periodo per questo territorio. Due giornate importanti ad Alghero dedicate all'ambiente, due giornate a livello europeo che mettono Alghero al centro di un ragionamento politico ambientale molto importante, legato soprattutto alle tematiche del territorio, legato soprattutto anche alle tematiche di sviluppo. Quindi un Alghero che ancora diventa attrattore non solo per questioni turistiche ma anche per questioni ambientali. La sigla della giornata di oggi attraverso un protocollo d'intesa fra i comuni di Alghero e anche i comuni della Francia sta a significare un patto e un'alleanza importante per proiettarci in ulteriori progettazioni a livello europeo. Quindi siamo orgogliosi davvero di far capire che Alghero, con la sua area marina, con il suo parco di Porto Conte, con tutta l'ambiente che ci circonda, al centro del Mediterraneo diventa polo d'attrattore e polo di formazione ed informazione. Quindi delle giornate davvero produttive che ci proietteranno a sistemare finalmente delle criticità che purtroppo ancora non sono state per diverse volontà chiuse.